Sicuramente da parte della Fondazione Pistoiese Pro Musica è un gesto molto significativo, è un segnale molto importante in questo momento credere fortemente in un progetto che vede la nascita di una nuova orchestra nel momento in cui tante orchestre italiane lottano per non chiudere. Ecco che nasce una nuova realtà, nata l'anno scorso, ha debuttato a ottobre 2014, e una nuova realtà d'eccellenza al cui progetto hanno aderito moltissimi musicisti che provengono da esperienze molto importanti in orchestre prestigiose a livello internazionale. Parlo di London Philharmonic, di Berlino Philharmonic, dell'orchestra del Festival di Lucerna, della Mahler Chamber, quindi ho un bel gruppo di persone che vogliono dar vita a un progetto innovativo, a un modo nuovo, diciamo, di concepire il fatto di suonare insieme. Suonare insieme come un fatto di ascolto reciproco, come una ricerca l'uno dell'altro per, diciamo, tutti mossi dal desiderio di raggiungere uno scopo, un obiettivo musicale e umano comune. Questo è il nostro secondo anno, abbiamo avuto una risposta molto incoraggiante, già da quest'anno saremo ospiti di alcune importanti stagioni italiane, questa di La Spezia, poi a Ravenna al Teatro Alighieri e al Teatro Sociale di Mantova in febbraio prossimo. Quindi la nostra idea è che diciamo, attorno a questa orchestra, che sarà un po' il cuore del progetto, si sviluppi anche un modello innovativo di rapporto fra l'istituzione musicale e il suo territorio. In questo caso ci fa molto piacere essere qua alla Spezia, perché spero che sia l'inizio di una collaborazione. È una coproduzione fra la Fondazione Pistoiese Pro Musica e la Fondazione Cari Spezia, e noi siamo molto felici di collaborare con tutti coloro che hanno a cuore le sorti della musica e quello che la grande musica può fare per la vita di tutte le persone.